con il regista Daniele Cini per presentare il suo documentario La febbre di Gennaro, online da venerdì 2 aprile 2021. Daniele, ben trovato. Grazie, anche a voi. Di cosa si parla? Questo documentario che abbiamo fatto tra il 2017 fino praticamente alla fine dell'anno scorso, abbiamo finito le riprese nel febbraio-marzo del 2020 e poi abbiamo finito il montaggio l'anno scorso. Ed è la storia di questo ragazzo che dai suoi 18 anni fino a oggi, che ne ha 29-30, ha dedicato praticamente la sua vita al volontariato, a fare l'operatore umanitario in zone di conflitto. Ed è riuscito ad andare praticamente dappertutto, tanto da arrivare addirittura alla fine di tutti i suoi pellegrinaggi, perfino a Lodi e Codogno dell'emergenza del coronavirus. E raccontiamo insomma la sua storia durante tutti questi percorsi, che è anche un pretesto per raccontare tanti luoghi dove si sta sempre in situazioni di soprusi, in cui lui, come tanti operatori umanitari, naturalmente lui è un singolo, insomma, è un ragazzo che è come tanti altri, ma che insomma vale la pena, di cui vale la pena raccontare la vita, crediamo. Com'era nata l'idea di farne un documentario? L'idea è nata da Pampinella, che è anche la presidente dei documentaristi italiani, che è stata per molto tempo volontaria per Peter Pan, l'associazione che si occupa dei bambini comunque emotologici, e volevamo raccontare delle storie da punto di vista dei volontari, cioè le situazioni raccontate attraverso il punto di vista, la vita, la personalità dei volontari. Avevamo proposto questa serie alla Rai e nel frattempo, perché prima di avere risposte ci abbiamo messo parecchio, che poi fu stata negativa, ma noi abbiamo deciso di fare lo stesso un primo documentario su uno dei personaggi che abbiamo incontrato nel nostro cammino. Abbiamo selezionato una decina di varie associazioni di volontariato diversissime, da Emergency a quelli che si erano occupati del terremoto, alla Caritas. E questo di Gennaro ci aveva colpito moltissimo. Io l'avevo visto in televisione a novembre del 2017, a Propaganda Live, che raccontava un salvataggio molto drammatico che aveva fatto in mare con la nave Sea-Watch. Mi aveva colpito, l'ho contattato attraverso la trasmissione e ho scoperto che c'aveva anche un altro mondo dietro, non soltanto quello della Sea-Watch. Come sono state le riprese? Come lo avete strutturato? È stato un lavoro lunghissimo perché Gennaro era sempre via e non era sempre facile, visto che è un documentario completamente autoprodotto, fatto solo con un crowdfunding. Dopodiché c'è stata l'associazione anche della D4 SRL alla nostra società che si chiama Talpa Produzione, che ci ha aiutato nella parte del montaggio, però diciamo tutto sulla base di disponibilità, di lavoro gratis, insomma, di tutti noi, e soprattutto è stata molto calibrata dai tempi di Gennaro, perché se lui partiva per il Congo, per esempio, per occuparsi dell'Ebola, come è successo, spariva per 6 mesi, o Yemen, che si è andato per l'emergenza coronavirus, oppure partiva per stare in Niger, insomma, durante le riprese è stato almeno in 4 o 5 posti diversi, la Repubblica Centroafricana, cose di questo tipo, e noi dovevamo aspettare che tornasse perché non ce la facevamo organizzare viaggi in tutti questi luoghi. Siamo stati con lui in Colombia, ed è stata un'esperienza molto intensa, dove lui aveva fatto un volontariato con una comunità di pace, di contadini che sono costantemente attaccati, spesso attentati anche mortali, da bande di paramilitari. E quindi loro hanno un ruolo di scorta, praticamente li accompagnano, e quello l'ho fatto anch'io assieme a loro, dorso di mulo nella selva tropicale per spostarsi da un'azienda agricola a un'altra. Come questo ne fa anche altri, non so, per esempio anche la scorta ai bambini palestinesi che sono spesso attaccati dai coloni israeliani mentre vanno a scuola, oppure organizzando i corridoi umanitari in Libano per portare i profughi siriani dal Libano in Italia, insomma, ne ha fatte di tutti i colori. Che impressioni ti ha lasciato questa vicenda, l'avventura del documentario? Beh, che c'è un mondo di gente molto generosa che dedica veramente gran parte della propria vita a dare una mano alle persone che ne hanno bisogno,
E sono tutte persone che hanno una grande energia e il volontariato gli restituisce molte cose indietro, cioè che non sono persone che fanno questo per eroismo, martirismo, per autopunirsi, al contrario, sono persone in genere sempre molto vive, simpatiche, piene di vita. E quindi mi sembrava bello anche che un personaggio come Gennaro, un altro ragazzo molto normale, non è che sia uno che ha una formazione particolarmente politicizzata, poi magari si è politicizzato facendo questo lavoro, però diciamo lui era un ragazzo normale, diciamo, di 18 anni, che ha cominciato probabilmente attraverso, non so, delle conoscenze dei Boy Scout, e poi ha avuto la sua crescita anche politica e impegno sociale molto più radicale di quando aveva cominciato. Comunque, secondo me, sono tutte persone abbastanza straordinarie, ma non perché facciano delle cose che non possiamo fare tutti, ma perché fanno quello che dovremmo fare tutti. Per saperne di più ci lasci dei riferimenti web, ho visto che c'è una pagina Facebook dedicata proprio al documentario. Sì, si chiama La Febbre di Gennaro, e quella è la pagina proprio dedicata al documentario. Poi naturalmente c'è anche sulla pagina di Talpa Produzioni, ma soprattutto c'è sui siti di Minerva Pictures, che è quella che sta distribuendo il documentario, che ha girato i festival, ha vinto l'Indy Festival, ha avuto un finalista anche in molti altri, e Minerva ce lo sta facendo girare per le piattaforme. Poi speriamo che abbia anche una vita oltre l'on demand, e circolare anche nelle scuole, nei cinema, quando delle cose piano piano speriamo bene si riapriranno. Il documentario La Febbre di Gennaro, online da venerdì 2 aprile 2021. Un saluto e un ringraziamento al regista Daniele Cini. In bocca al lupo e a risentirci presto. Crepi, grazie, o viva il lupo!